strada perché ne ho visti alcuni. Questi sono quelli della prima serata di proteste, mi sembra che ne fossero 6-7. Nei giorni successivi in vari altri posti qui a Terzigno sono stati dati alle fiamme anche altri autocompattatori, si parla di 2 milioni di euro di danni. Quindi qua siamo a 200-300 metri dalla casa. Qual è il termine che sintetizza il giornalismo multimediale? Che non esiste il giornalismo multimediale. Come è cambiato il giornalismo con l'avvento di internet? Quanti milioni di dollari mi date? È cambiato, punto. È cambiato perché è andato in crisi. È cambiato perché si è passati da un solista a un co. Siamo con un napoletano doc, Francesco Paolo Antoni. Aspida. Secondo te cosa spinge tanta gente? Attraverso la distribuzione dell'oggetto editoriale su supporto cartaceo, cioè per dire soldoni, giornali, certo, e siamo in difficoltà perché le regioni sono storiche. Il super occhio anche su questo genere di appuntamenti. La sua prima iniziativa di startup è denominata Sentieri Digitali ed è volta ad incontrare gli innovatori, i protagonisti della rete, del web, nel cuore di Napoli. La sede dove si stanno tenendo queste serie. AgroVox nasce in Francia nel 2005 da un'intuizione di Carlo Revelli che vede questa differenza, questa discrepanza tra quanto affermano i media mainstream e quella che sono quella che è l'opinione che circola su internet, sulla rete. Online, Caffè News, che fa appunto informazione, un giornalismo partecipativo, oggi ha introdotto questa giornata sull'informazione locale e le mafie. Quanto è importante fare informazione a livello più o meno formale? E l'informazione a livello più o meno informale, l'importanza deriva dal fatto che l'informazione deve partire dal basso, non è necessario fare informazione sui grandi media se non si porta. Non è soltanto un paese arretrato perché non ha l'infrastruttura, ma perché se cominciamo ad andare in giro, non dico tanto qua dentro, ma là fuori domani mattina, e a dire semplicemente cosa significa per l'italiano medio, l'ho letto sul giornale, l'ho sentito in TV, l'ho letto su internet, ma quanti ce ne sono ancora che dicono vabbè, l'ha letto su internet, vabbè, che vuoi che conta, invece ma guarda che era sul giornale, ma guarda che l'ho sentito in TV. Dalla informazione locale. Un esempio per esempio è la comunicazione multimediale. Se pensiamo ai siti che nascono come Fubi, ormai si occupano sempre più territorio, perché non c'è competizione ormai sul piano nazionale. La corretta informazione sul locale è l'unico slancio.
Hello, sono Bernardo Parrella dagli Stati Uniti, dal Southwest degli Stati Uniti, New Mexico, in un pomeriggio autunnale di sole, sereno e per molti versi stimolante.